Ciao amici! È in arrivo una triste notizia all'attore austriaco Helmut Berger, è morto all'età di 78 anni. Helmut Berger muore giovedì nella sua città natale di Salisburgo. La notizia della sua morte annunciata dall'agente Helmut Berger ha scritto sul sito web della sua società di gestione affermando che Berger è morto, pacificamente ma comunque inaspettatamente, all'inizio di giovedì nella sua città natale di Salisburgo. L'agente di Berger ha detto che ha goduto appieno del suo motto, la dolce vita, per tutta la vita. Ha citato le parole di Berger molti anni fa. Ho vissuto tre vite in quattro lingue. Jene regret rien. La causa della morte non è rivelata. Helmut Berger, attore di origine austriaca, una star del cinema europeo negli anni 60 e 70 che è salito alla ribalta con ruoli nei film del regista italiano Luchino Visconti. Berger è nato a Bad Ischl, in Austria, il 29 maggio 1944. Nel 1964 lavora come comparsa cinematografica a Roma prima di essere scoperto da Visconti, che diventerà poi suo socio e nel 1966 gli affida il suo primo ruolo. Ha interpretato ruoli importanti in The Damned, Ludwig e Conversation Piece di Visconti. I crediti di Berger includono anche apparizioni in Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, Dorian Gray di Massimo Dallamano e, successivamente, in Il padrino parte terzo di Francis Ford Coppola. Dopo una serie di problemi di salute, Berger ha annunciato la fine della sua carriera di attore nel novembre 2019. Vengono rivelati i servizi funebri di Helmut Berger e i dettagli della sepoltura. Aggiorneremo regolarmente su questo. Grazie per aver guardato questo video.